Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Adoriamo il bambino Gesù con la Santissima Vergine e San Giuseppe e onorare Maria e Giuseppe, seguendo l'esempio del bambino Gesù. La tua destra onnipotente, o grande piccino, quante benedizioni ha mai versato su quelli che ti onorano e ti invocano. Benedici anche me, o bambino Gesù, all'anima mia, al mio corpo, ai miei interessi. Benedici alle mie necessità per soccorrerle, ai miei desideri per compierli. Ascolta pietoso i miei voti, ed io benedirò ogni giorno il nome tuo santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per la tua divina infanzia, o Gesù, concedimi la grazia che insistentemente ti chiedo. Si esprime la grazia che si desidera. Se è conforme al tuo beneplacito e al mio vero bene, non guardare alla mia indegnità, ma alla mia fede e alla tua misericordia infinita. Inno. Gesù, dolce ricordo, che dà le gioie del cuore, ma più che il miele e tutte le cose, è dolce la sua presenza. Niente si canta di più soave, niente si ode di più lieto, niente si pensa di più dolce di Gesù, Figlio di Dio. Gesù, speranza per quelli che si pentono, quanto pietoso sei per quelli che ti pregano, quanto buono per quelli che ti cercano. Ma che cosa sei per quelli che ti trovano? Nella lingua basta dirlo, nello scritto ad esprimere. Chi ha provato può credere che cosa sia amare Gesù. Sì, Gesù, la nostra gioia, tu che sei il premio futuro. La nostra gloria sia in te, sempre, per tutti i secoli. Amen. O Gesù bambino, mi prostro ai tuoi piedi con Maria, tua madre, e con Giuseppe, tuo padre Davidico, e ti adoro come mio Signore e mio Dio. Dopo la compiacenza che il tuo Padre Celeste prova per te e l'amore con cui lo Spirito Santo ti avvolge, non ho nulla di meglio da offrire che i devoti omaggi dei tuoi santi genitori e tutti i servizi che ti hanno reso durante la tua infanzia. Con quale tenerezza, con quale devozione ti hanno servito. E tu, divino bambino, il più saggio, il più amante dei figli, sei stato sottomesso ai loro ordini, rispettoso della loro autorità, pieno di riconoscenza e di affetto. Per l'amore che porti a loro, ti prego di avere pietà di me. E voi, Maria e Giuseppe, raccomandatemi a questo figlio diletto, per la vostra intercessione soprattutto. Io spero che mi sia favorevole e propizio. Ottenetemi un tenero e sincero amore per lui. O Gesù bambino, ti benedico per avermi dato Maria per madre e San Giuseppe per protettore. Ti chiedo la grazia
di una costante devozione per loro e di una perfetta obbedienza ai nostri superiori, per amore di Dio. Santo Bambino Gesù di Praga, benedicimi, aiutami e, se posso meritarlo, donami la grazia che tanto spero. I miracoli infiniti. Ancora oggi, i miracoli del bambinello di Praga sono infiniti. Uno di loro arriva dagli Stati Uniti e dice: nel 2011 ho finito il trattamento per il cancro al seno. Un anno dopo sono andato a fare gli esami del sangue e purtroppo il risultato è stato pessimo. Sembrava che il cancro si fosse diffuso di nuovo. Sono andato in ospedale per farmi di nuovi campioni di sangue. In quel giorno mi sono ricordato della preghiera al bambino di Praga. Gli ho promesso che se i risultati degli esami del sangue fossero andati bene, sarei andato personalmente a trovarlo. Il quarto giorno al mattino mi sono svegliato e ho ricevuto una fantastica chiamata. Il mio sangue era pulito. Il medico ha detto che era un miracolo. Oggi sono qui, all'altare del Gesù Bambino di Praga, per ringraziare personalmente che Dio si è preso cura di me. Dall'Australia arriva quest'altra testimonianza. Mio fratello e sua moglie nel 2011 hanno visitato Praga. La cognata era su una sedia a rotelle. Hanno anche visitato la chiesa di Nostra Signora della Vittoria. Mio fratello stava spingendo la carrozzina. Hanno trascorso un po' di tempo in chiesa e hanno letto di Bambino Gesù. Mentre uscivano, la cognata alla porta della chiesa si è alzata e ha lasciato la sedia a rotelle. Sono tornati in Australia, dove è stata sottoposta a un esame medico. Il medico ha detto che la sua malattia è scomparsa senza alcuna spiegazione. Hanno 7 figli e 25 nipoti e tutti hanno ricevuto in dono, a ricordo di questo miracolo incredibile, l'immagine del bambino Gesù di Praga. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.